Rieccoci, tra poco parleremo anche dell'Italia con la partita che sta andando verso la fine, risultato insomma clamoroso se dovesse essere confermato, però volevo parlare un po' di Inter. Michele, perché dopo la sosta per l'Inter, questa macchina perfetta insomma che stiamo vedendo ormai da un anno abbondante, anche stasera un po' l'abbiamo vista, anche stasera con la nazionale hanno segnato due giocatori dell'Inter, potremmo finalmente vedere un po' più di spazio per i nuovi acquisti, Zielinski, Taremi, cioè prime tre giornate abbiamo visto l'Inter dell'anno scorso, una volta Taremi titolare, ma perché non c'era Lautaro, Zielinski mai, neanche un minuto. Sì. Insomma... No, allora io credo che sarà diverso alla ripresa perché finora ci sono state le partite con cadenza settimanale, alla ripresa invece inizia la settimana tipica per cui è stata preparata questa rosa, cioè affrontare le tre partite senza abbassare il livello coinvolgendo tutti, quindi Zielinski e Taremi sono stati presi proprio in quest'ottica, cioè alzare il livello delle alternative perché tu l'anno scorso hai privilegiato la seconda stella, era quasi un'ossessione, la seconda stella, Inter Real Sociedad, ti giocavi il primo posto, erano in panchina Bastoni, Barella, Lautaro, per una partita decisiva. Bologna-Inter, con 15 punti di vantaggio in campionato, a tre giorni dal ritorno con l'Atletico, tutti titolarissimi a Bologna, perché dovevi vincere a Bologna, dovevi raggiungere la seconda stella. Quest'anno le partite di Champions saranno almeno a pari merito di importanza della vittoria del campionato. Quindi, se c'è il Manchester City e dopo il Manchester City c'è il derby, che se non lo fai col Monza un po' di turnove quando lo fai. Quindi Lautaro torna tra giovedì e venerdì, forse si allena venerdì la prima volta, ieri ha giocato, Dybala tra l'altro, caro Marcello, ha segnato pure ieri Dybala, con la numero 10 di Messi sulle spalle. Vabbè, 3-0 su Cile, è entrato alla fine a segnare. Era quindi, finita. Quindi secondo me ci sta che possa partire Taremi ed entrare Lautaro, una piccola staffetta a Monza. L'altro Zielinski, ho qualche dubbio in più dall'inizio, perché? Perché Mkhitaryan non è andato in nazionale, mentre Zielinski sì, ieri sera Zielinski ha giocato con la Polonia, però certo anche là Mkhitaryan, però per tenerlo al 100%, una delle tre, sì, Monza, City, una Milan, delle tre, Zielinski sì, la giocherà sicuramente, sì, dai, sicuramente, mentre gli altri, Frattesi è uno che almeno una dall'inizio stavolta la fa, perché veramente anche stasera sprizza energia veramente da tutti i pori e merita di giocare dall'inizio. E gli altri, allora, gli esterni li alterna sicuro, tipo Darmian farà la prima e la terza e Dumfries fa la seconda, o l'inverso, Carlos Augusto. Sì. No, però queste sono cose... È nella testa di Inzaghi. Simone Inzaghi. Sì, sì, no, ma Inzaghi su questo è molto scientifico, quindi anche un po' prevedibile, però nel senso buono. L'Inter si dice fortunata, non ha infortuni, no, è un merito dello staff che alterna, fa sempre i cinque cambi, quando uno sta andando, che ha i valori, che sei a rischio, subito lo mette fuori. Su questo è abbastanza, sì, scientifico. Anche uno staff medico capitanato dal dottor Volpi, impeccabile. Sì, però ecco, impeccabile il dottor Volpi, però sì, tutti l'hanno criticato quando ha preso Carini con il... Vabbè, ma stiamo parlando degli anni scambio Carini-Cannavaro. No, ma mica l'ha preso Volpi. Ma torniamo no, al 2000. C'era Volpi, io ho mandato Carini a fare l'esame, a fare la visita con il dottor Volpi, ho firmato il contratto di Cannavaro, dopodiché è arrivato lui, c'è il cruciato. Cioè noi per trovare qualcosa di negativo sull'Inter dobbiamo andare al 2000, dobbiamo andare. Io gli ho spiegato a Volpi, e non sono un medico, che il crociato anteriore non si opera, perché se rifà il tono muscolare praticamente è il crociato posteriore che deve essere operato, e lui l'ha preso per buono, ma anche perché è vero, giocava, esatto, Battistuta col crociato anteriore. Ho capito, appunto, saprà, è un medico, cioè direttore dell'Ospedale dell'Humanitas, uno che non so, dico, le ginocchia le conosce come, sì, ho capito, cioè, ma le conosco pure io, perché io le spiego tante volte, ma non le operi tu? No, non le opero, ma faccio esperienza. Cioè io non mi farei operare. No, e guarda, se ti opero, sì, se ti, cioè, opero, con tutto il bene, sì, che ti voglio, se ti opero ti metti a posto, sì, sì, per le feste, per sappi che, no, ma scherzo a parte, Battistuta, sì, è un esempio tipico, era un centravanti, giocava con il crociato anteriore lacerato, ma aveva rifatto il tono muscolare, questo bisogna rifare col crociato anteriore. Col crociato posteriore deve operare. Però, sì, no. Luciano, però adesso, cioè, è un dato di fatto che l'Inter in questi anni ha avuto pochissimi infortuni, praticamente mai. Insomma, cioè, mi devi dire come mai?
L'Inter mi ha dato a me il Cannavaro praticamente. Torna sul 2000. No, cioè, noi ma torniamo a quell'episodio, è chiaro che hai fatto un colpaccio. Ti sei preso Cannavaro alla pari con Carini. Cioè, è una cosa sì, che entra lì, nella top 10. Ho capito, ma Cannavaro ha fatto credere di essere infortunato. Sì, all'epoca. Capito? Tu gli fai le visite mediche a un giocatore quando lo prendi, scusa. No, loro uno. Dai, quella è una puttanata. Comunque, allora, lì l'errore, secondo me, fu se proprio vogliamo andare lì. Sai qual è stato? Sì, no, sai qual è stato, secondo me. È stato Cordova. Ecco, là volevo arrivare. Che l'Inter doveva prendere Nesta, non Cannavaro, perché Nesta si sposava bene per la difesa dell'Inter. Nesta lo prese il Milan. Lo prese il Milan, però l'Inter volendo poteva, vabbè, comunque stiamo parlando di storia. Esatto. Torniamo sull'Inter di oggi. Elena, tu che sei una grande stimatrice, mi hai sempre detto tutta l'estate, per me è la favoritissima. Sì, ribadisco il concetto, assolutamente sì. Poi dopo che l'abbiamo vista con l'Atalanta, che è riuscita ad annichilire l'Atalanta. Sì. Dandole quattro gol, cioè già nei primi 10 minuti però, del primo tempo. Ecco, però, c'è il parliamo però. Dell'Atalanta, però. Parliamone. Parliamo dell'Atalanta. Ogni volta che viene a San Siro prende quattro, parliamone. Io mi aspettavo di più dall'Atalanta, però scusami Marcello, l'Inter ha giocato veramente bene. No, perché noi ma l'Inter poteva vincere 10-0. La prima mezz'ora Elena, Elena, noi abbiamo massacrato Pioli perché con l'Inter, con Simone Inzaghi, non ci capisce nulla. Gasperini che giustamente uguale. Uguale, non ci capisce nulla. Però lì c'è un motivo, secondo me Paolo c'è un motivo. Quante ne ha perse? 10 o 11? No, sì, nelle ultime tante. Ragazzi, soprattutto in questo, in questo momento l'Inter, per esperienza, per qualità, è più forte di tutti. È una squadra. È una squadra che come tale si comporta. Se poi dopo voi guardate che molto opportunamente, è stato fatto un discorso di Taremi e di Zielinski. Sì. Per potenziare ancora questa squadra significa che ci sono dei dirigenti che sanno quello che vogliono. Adesso, per esempio, viene fuori il problema della Juventus, se la Juventus è competitiva. Io stento, e non voglio parlare di questa cosa, perché se la Juventus dovesse parlare di competitività della Juventus, se dovesse arrivare seconda, ha perso il campionato. Se invece la Juventus la lasciano tranquilla, potrebbe darsi pure che ma perché la dobbiamo lasciare tranquilla? C'è la pressione solo sull'Inter, la pressione va su tutti, uno spende 200 milioni. Io adesso sto facendoti un discorso generale. No, l'ho capito il discorso, il era problema anche di fondo, la Juventus per fare una battuta momento, simpatica, secondo me la Juventus in questo momento è una squadra decisamente in prospettiva futuribile. Mentre l'Inter praticamente. Allora facciamo così: diamo lo scudetto all'Inter e giochiamo seriamente per il 25-26. No, ma la Juventus farà la partita sua, ma sicuramente in questo momento, come esperienza, sicuramente inferiore all'Inter. No, questo sì. E però, la qualità praticamente. Però non deve giocare con l'Inter la domenica, deve giocare con le altre e con la squadra che ha fatto, sia la Juve ma anche il Napoli, perché il Napoli di Conte con la settimana di allenamenti, per me sono squadre che possono andare oltre gli 80 punti. Allora guarda, la squadra di Conte è una cosa, la Juventus è un'altra. La Juventus in questo momento ha dei giovani interessantissimi, però devono essere devono maturare, su questo non c'è dubbio. È vero che si dice ma quando maturano eccetera, i giovani ci sono e hanno dimostrato in due partite. Dicono, ma poi Thiago Motta è bravo. Luciano, sono giovani un po' diversi, queste generazioni qua sono più incoscienti e coraggiose. Tu guarda uno come Savona, guarda come dicendo, gioca. Ti sto dicendo. La Bangula, no? Sì, alla gioca da veterano. Ma ti sto dicendo, ma perché è sentono la fiducia? Se tu li tratti sempre da giovani e gli metti pressione. No, ma che da giovani? Da giovani. Ma io infatti sto dicendo che questi qui potrebbero anche vincere il campionato. Sì, sì. Non è... Io mi ricordo sempre una cosa, guardate, e la tengo per esperienza. Allora, viene Florentino Perez a Torino quando cambia l'allenatore e prende prima il preparatore Pintus. Io gli dico, ma come fai? Perché prendi Pintus? Perché con Pintus secondo me lo faccio diventare il capo di tutto il vedi Modric meglio. Che è arrivato a 40 anni. Aspetta, cioè, come faceva a sapere che era così bravo Pintus? Chi è che gliela... Io. Ah, e gli perché fatto era un allenatore mio. Era ha fatto una carriera un preparatore da tanti mio, anni. Quindi... Tu l'hai avuto Pintus? Alla Juventus. Sì, ma era con chi era? Con che allenatore? Con è Capello stato, forse? Lui con la prima squadra non c'è mai stato. Ah. Era con Gianpiero Gasperini. Ah, quindi in primavera, diciamo, sì. Settore giovanile. Allora, okay. Un giorno lui mi disse che voleva andare a fare l'allenatore professionista, io l'ho mandato, cioè ho mandato Gianpiero Gasperini e lui l'ho mandato, e mi sembra che andò all'Inter con Capello, se non vado errato, con
con Conte, con Antonio Conte. Sapete qual è? È che praticamente questo è venuto a Torino, ha detto voglio prendere prima Pintus e poi l'allenatore, e sapete che mi ha detto? Mi ha detto anche un'altra cosa, dico tanto ho cambiato tutto, non si vincerà niente, prendo Carlo Ancelotti perché mi costa meno. Hanno vinto la Champions. Quindi questo è il calcio, attenzione, anche questo. Stavo vedendo adesso che era nella Juve, ma anche con Trapattoni e Lippi è stato, stavo vedendo adesso, ma cioè forse negli anni 90. Trapattoni e Lippi ne ero neppure nato, quindi no. No, no, come Lippi, avete vinto la Coppa Campione, l'ultima Coppa Campioni della Juve, quella, è la vostra del 96, l'ultima Coppa. Con Trapattoni non ero nato. No, però voglio dire, c'è Pintus, tra l'altro è stato richiamato poi da Deschamps in Francia, ha fatto una carriera molto lunga. No, ma guardate, è un preparatore eccezionale. Numero uno, sì. Eccezionale perché ha praticamente condivide con i giocatori il pensiero e nello stesso tempo li istruisce. E li credono, questo è il carisma. Attenzione. Il metodo Pintus lo chiama pure Modric, che siccome è arrivato a 40 anni, grazie anche a lui, dice lui... No, lo chiama il metodo Pintus. Allora io ho parlato con Modric, ho parlato con tutti lì. Questi vogliono più bene a Pintus che al mister. Vabbè, secondo me si sposano bene, cioè, per come Ancelotti. Si può dire a livello di preparatore, poi parliamo di un altro che è passato alla Juve, rimpianto, il povero Ventrone, che Pintus è un ventrone moderno, ma è più evoluto. Ventrone ha fatto le più evolute. C'è una differenza sostanziale. Giusto, più sofisticato. Il primo Ventrone è un... Diciamo che, per esempio, ha litigato con Lippi per un motivo semplice. Perché lui usa la tecnologia, le macchine praticamente, che per 4-5 domeniche ti fermano la squadra e la piantano. Mentre ci sono dei preparatori come Pintus che mettono in velocità subito la squadra e poi fanno dei richiami. La velocità di una squadra iniziale dipende dalla preparazione leggera. Poi però se non fai un richiamo dopo 2 mesi ti scade tutta quella... Sì, hai finito la benzina. Loro sono adattati praticamente in una certa maniera e conoscono i tempi per portare avanti la squadra. Il Real Madrid, ragazzi, sì, oltre che qualità, buona. corre. E soprattutto buona. Giocatori come Modric, che hanno già 38-39 anni, continuano ad andare. Il Real Madrid ma se parlate... Lui dice di Modric... Parlate un attimo con Modric e sentite quello che vi dice di Pintus, perché lui proprio dà quel qualcosa, una carica al giocatore, gli fa credere, vogliamo dire anche questo che è un estremismo, gli fa credere praticamente di essere ancora giovani, di poter fare quello che altri non fanno. E Modric... sarebbe interessante che... Io l'ho vista all'Inter con Conte e lui riesce a entrare nella testa dei giocatori perché gli dimostra che seguendolo si vedono i risultati. Poi Lukaku con il lavoro di Pintus è stato il miglior Lukaku che abbiamo mai visto. Lì c'è un'altra cosa, lì c'è stato bravo l'allenatore che ha preso un fulmine di guerra in Hakimi, che prendeva la palla e faceva 30 metri o 40 sul campo, poi la dava a Lukaku, che è l'uomo che sa tenere la palla in area di rigore più di tutti, la difende meglio di tutti. Comunque era pure una squadra forte, poi Barella, Perisic... Ma non era un calcio evolutissimo, Però, quello di Conte non è un calcio era la palla in avanti molto evoluto. È molto intenso, molto... No, ma te l'ha spiegato lui. Aveva Kimi, che era una delle soluzioni di gioco. Conte poi c'era il lancio su Lukaku. No, non era lancio. Conte postava sempre su Instagram le sue uscite dal basso per rispondere proprio a quelli che gli dicevano il lancio. Lui se fa il lancio, ma ancora oggi, ti sostituisce. No, perché vabbè, lui devi essere, fa un gioco codificato, ognuno sa quello che deve ma fare. Ma guarda che... Conte non si sa quello che deve fare. L'ha detto anche Borja Cavallero. Non hai visto? Gioco del Napoli, quello che dice lui è il lancio alla profondità. È no, non è il lancio lungo, palla a terra, palla si terra, esce, palla a terra, però diciamo si va in verticale. Che è un calcio meno ricco, orizzontale con conto pochi orpelli, però molto efficace. È un calcio meno ricco e meno evoluto, per esempio, di quello che abbiamo visto all'Inter con Simone Inzaghi. È più redditizio, però, attenzione. È redditizio, sì. È basico, ecco, tu vuoi dire. È basico. Deve avere gli elementi giusti. Segnare. Beh, per esempio, uno che faceva un calcio basico, Luciano, non so se sei d'accordo, alla tua Juve, Capello.
recuperava. Però non c'entra con Conte. No, no, è chiaro. Il calcio di Conte era aggressivo, era un 4-4-2, quello di Capello classico. Allora, due cose un po' diverse. No, no, io non dico il modulo, l'essenzialità. Capello era uno molto pratico. C'era, no? No, ma fuori dubbio. Dire, Capello risultatista per eccellenza, no? Capello puntava al sotto. Capello è uno dei migliori allenatori che ho avuto senza io. Senza dubbio. No, ecco, Capello con Leao come cosa avrebbe fatto? Tribuna. Allora, guarda, è successa una cosa tra Capello, per esempio, e Ibrahimovic. In una partita a Treviso. Mi ricordo quando lo sostituì, sì, che lui esatto. Andò... E poi venne da me Ibrahimovic e mi disse, direttore, io qui non gioco bene perché questo mi dice fai questo, fai quello, fai quell'altro, invece devo fare quello che so e portare avanti la squadra. Io sai che gli dissi, tu fai quello che sa fare, con l'allenatore ci penso io. Poi da quel momento è talmente intelligente Capello che io gli ho parlato ovviamente, lui si è preso... Ibrahimovic l'ha confessato e gli ha dato spazio per tutto quello che poteva fare. E Ibrahimovic è rinato. Però Ibrahimovic parla bene oggi. Io quando l'ho sentito parlare, perché lui dice che... Ha scritto un libro, c'è un capitolo tutto su Capello, ne parla non bene. Perché di dice, più, perché dice sì, che lui... c'è anche un capitolo su di te. Su due pagine su di me, grandi, con il di quell'incontro che, con Mino Raiola. Con il figlio anche sì. Ma la cosa che lui spesso sottolinea dei meriti di Capello è che lo ha finalizzato Ibra al gol. Perché prima invece lui voleva la giocata e basta. Capello l'ha finalizzato al gol. Italo Galbiati, che facevano gli faceva vedere le cassette di Van Basten. Di Van Basten, è vero. Di Van devo Basten. Andare in pubblicità, sei contento? Pubblicità. Ancora. Altro tema di cui si è dibattuto in questi giorni, sono usciti i 30 finalisti del Pallone d'Oro. Nei 30 c'è anche Lautaro Martinez, che oggi ha parlato, noi abbiamo le sue parole in grafica, un Lautaro orgoglioso, insomma, per essere arrivato lì, ma un Lautaro che ci crede, vuole provare a giocarsi le sue chance fino in fondo, anche se probabilmente non lotterà per la vittoria finale. Per la stagione che ho avuto, dice, penso di meritare di essere dove sono, perché ho lavorato duramente e ho anche sofferto molto negli anni precedenti. È la seconda volta che sono alla fase finale del Pallone d'Oro e ritengo di avere le carte in regola per starci. Noi in grafica abbiamo preparato quelli che sono i favoriti, ma non i favoriti secondo noi, i favoriti secondo i bookmaker, che insomma spesso ci prendono, comunque sanno un po' dove andare a colpire. E qua abbiamo messo i primi nomi che potrebbero avere chance per vincerlo, diciamo i primi sei, difficilmente si uscirà da qui. C'è Rodri, Spagna e Manchester City, Vinicius, Brasile e Real Madrid, Bellingham, Inghilterra e Real Madrid, Lautaro, Argentina, Inter, Mbappé, Francia, PSG e Real. Attenzione, PSG, perché il Pallone d'Oro ha cambiato il modo di essere assegnato. Adesso vale per la stagione, quindi è finita la stagione 23-24 e Mbappé giocava nel PSG. E poi Holland, Norvegia e Manchester City. Sapete che Bellingham, secondo me... Lo vince? No, è diventato antico rispetto ad altri giocatori. Dici, antico? Io ho un'idea mia, perché il rendimento di... Ha avuto un calo alla fine della stagione scorsa. Però secondo me è anche perché si gioca troppo e quindi uno una parte dell'anno cala. Può darsi, però ragazzi, il calo che ha avuto lui non è stato mai l'uomo che ha definito... È perché nel momento decisivo della stagione era il momento in cui ha avuto il calo. Però ha fatto anche un buonissimo europeo. Così, poi, Io non discuto mica, così, il giocatore così, è fuori me. Dubbio. Ha fatto un gol strepitoso, la rovesciata che rimane... E il giocatore c'è, su questo non c'è dubbio, però poi ci sono dei giovani che avanzano. Ma ad oggi le quote che ho visto io, le ultime, c'è stato Vinicius che supera Rodri nelle quote che ho visto io le ultime. Vinicius strafavorito. Strafavorito, Rodri però non lontano, tipo a due, e poi staccato terzo Bellingham. Questi ad oggi sono le ultime quote. Tu sogni Lautaro, però. Secondo me Lautaro può entrare nella top 5, ma per la vittoria no. Cioè, per la vittoria una mina vagante, che qua non c'è nella grafica, ma secondo me alla fine poi non lo vince, Carvajal, per il motivo che ha vinto tutto. Sì, lui ha vinto la Coppa. Un pallone d'oro, cioè, per carità, ha segnato nella finale con Dortmund. Sarebbe la carriera. Sì, no, però ha segnato la finale con Dortmund. Non è mai stato dato il pallone d'oro alla carriera. Ha vinto con la Spagna. No, nel senso, metaforicamente. Però io credo che alla fine davvero sarà una battaglia. Potrebbero inventare il pallone d'oro alla carriera, potrebbero inventare. Sarà una lotta tra...
diciamo, la caratteristica di Vinicius, no? Lo strappo, la bellezza di quel tipo di giocatore. Anche l'essere stato decisivo di Vinicius. L'utilità di Rodri. Ecco, Rodri, secondo me questo è lo scontro finale. Rodri ha scoperto che ha perso una partita nell'ultimo anno. Cioè, una cosa incredibile, Rodri, un giocatore pazzesco. Allora, se vogliamo dirla tutta, sono questi io lo darei a Vinicius. Sono questi due giocatori. Rodri e Vinicius. Io lo darei a Vinicius. Gli allenatori... Perché mi fa divertire. Chi lo dà il voto? Straripante. I 100 giornalisti, capito, sì. Quindi non si può dire niente. Uno per. Ci sono anche le simpatie. No, vabbè, in Italia c'è Condò, che è un grande, dai. Abbi pazienza. Un grande collega, dai. Sì. Condò. No, non ti piace Condò? No, come no? L'ultimo pallone d'oro dato a chi? A Messi. Messi perché ha vinto il mondiale, non si poteva non dare. Quello di prima, Benzema, che meritava pure. Ronaldo è da parecchio che non li vince, questo da 2017. No, c'è ha vinto due volte di seguito. L'anno prima che arrivasse alla Juve. Per questa nomination. Ha vinto anche la Coppa America, glielo diedero perché non serve. Messi termina una cosa di ultimi anni. Che da, dopo 21 anni non ci sono, non ci più sono Messi più. E Cristiano Ronaldo è nei 30. Nei 30. È la prima cioè volta. È finito un'epoca. No, ma è meno male. Anche se ieri Cristiano Ronaldo ha segnato il 900esimo gol ufficiale. Sì, però so, dai, però non può essere. No, non può essere però. Sempre Ronaldo, sempre Messi. No, ma premiavano più i nomi delle qualità. In certi momenti. Diciamo che per una decina d'anni sono stati loro due, i numeri uno. Però è vero, a volte... Ma so, pensare Messi, che, no, pensare che quando io sento dire Maradona, Messi... Ma all'epoca i sudamericani non lo potevano vincere. I paragoni non esistono, Maradona era altra categoria. Maradona lo conosci bene. Lei a lui gliel'hanno dato alla carriera a Maradona, perché non lo poteva vincere all'epoca, non c'erano i sudamericani che lo poteva, era solo per gli europei. Però se ci fosse allenato tutti i giorni sarebbe stato giocava anche ora a 60 anni. lui si allenava solo un po' il sabato con la squadra. Sì, il sabato quando veniva. No. Cioè poteva anche saltare anche io però vedi io in certe circostanze non ho avuto riguardo per nessuno, perché io ho dato le dimissioni per colpa di Maradona. E Maradona, quando veniva in Italia, la prima telefonata la faceva il sottoscritto, perché sapeva che aveva sbagliato. Ma perché per colpa di Maradona? Di Maradona, perché praticamente siamo andati a giocare la Coppa. La trasferta in Coppa. A Mosca. Siamo andati a Mosca. La partita c'era di mercoledì. Io ho fatto partire la squadra lunedì. Lui, tutta la settimana precedente, portatemi un DVD, durante il viaggio voglio vedere un film, eccetera. Arriviamo lunedì. Maradona non c'era, prende e vado a casa sua. Vado a casa sua, lui stava a letto chiuso in camera. Io a Claudia e a Coppola, Claudia la moglie e Coppola il procuratore, gli dissi: dico, state attenti. Io so che voi partite come al solito, arrivate il giorno prima della partita, ma Maradona non gioca. Se arrivate il giorno prima della partita, Maradona non gioca. E l'ho detto praticamente in aeroporto quando sono tornato: dico, chi non parte con noi non gioca. Poi dopo Maradona è arrivato il martedì io ho fatto mangiare la squadra, poi ho chiamato la squadra e ho chiamato il presidente, gli ho detto, dico a Diego, io con te non ci sto più, per cui se vado via io non se ne accorge nessuno, se vai via tu succede il finimondo, è giusto che ci stai tu. E io poi gli ho detto al Ferlaino, ad aprile do le dimissioni, quindi voi cominciate a lavorare. Ma lui poi giocò. No, però finì anche. Aspetta. Arriva il giorno della partita, una neve, un freddo. Io pensai, dico, se lo mandiamo in tribuna, gli diamo un vantaggio perché ci sono tribune riscaldate e poltrone riscaldate. Allora ho fatto mettere in panchina, gli ho fatto patire una freddata, che poi negli ultimi 5 minuti facevamo 0-0, l'abbiamo messo dentro. Ma se avessimo vinto la partita, praticamente rigori, all'ultimo no? minuto come un ragazzo della primavera. Ai rigori, sì. Ai rigori uscì il Napoli. No. Con lo Spartak ai rigori. Ma però dico, si andò ai rigori, uscì ai rigori. Sì, il Napoli uscì ai rigori con lo Spartak. Comunque ci fu caso sbagliato. Però dico, poi quell'anno, alla fine, fu anche l'ultimo anno dei sette di Maradona, il 90-91. Fu anche l'ultimo perché alla fine poi successe poi quello che successe. Io sto caso strano e lui. Anche lui. E tu lì comunque volevi dire che tra Messi e Maradona attenzione. Questo paragone no. proprio non regge. Ma hai sentito questa frase? L'hai fatta passare sotto silenzio? Non lo so. Guarda caso, andai via io e...
che non c'era mica niente di particolare. No, però dica. Io non ho fatto mica niente. Vuol dire che il dirigente conta, voglio dire. No, vuol dire che il dirigente dice sta attento a quello che fa. È diversa la cosa. E visto che parliamo... Lasciato solo. Però vedete, quando voi date un insegnamento, poi dopo l'insegnamento ha dei riscontri, Diego Maradona veniva in Italia, la prima persona che chiamava era me e veniva da me a chiedermi consigli. Purtroppo, poverino, ha avuto molto poco tempo. Evidentemente, questo insomma, il senior era rimasto, certo. Aveva capito col tempo che aveva sbagliato.